Mister Asta domani si va su un campo sicuramente importante contro una squadra che è sicuramente in forma, insomma non sarà un match facile. Sì, quello non c'è dubbio, affrontiamo una squadra che sta bene in tutti i sensi e ha ottenuto dei grandi risultati, però la cosa che deve fare piacere è che andiamo in un palcoscenico da Serie A, quindi mi auguro e spero che i ragazzi siano carichi nel modo giusto nell'affrontare questa gara che è importante come tutte le altre e che questo palcoscenico, come dicevo prima, ci carichi ancora di più perché affronteremo una squadra in ottima salute e dobbiamo fare veramente una delle grosse nostre prestazioni, insomma il Bassano, ma già mi accontenterei dell'ultimo Bassano col Pordenone, ecco già ne sarei contento. Infatti dopo il mese di gennaio, che non è stato insomma sicuramente un gran mese per i colori giallorossi, avete ritrovato quello che è il vostro gioco. Sì, hai detto bene, mi interessava molto più il gioco, le prestazioni nostre che sono venute un po' meno e non è che adesso insomma con due vittorie, perché anche con a Monza col Giana abbiamo meritato di vincere, però non è il Bassano che piaceva a me, e cosa che invece domenica abbiamo fatto. È da lì che dobbiamo partire, dalle nostre prestazioni, dai nostri concetti, dal nostro modo di giocare. E sicuramente quando giochiamo in quella maniera siamo sempre pericolosi, poi non si può sempre vincere, però non c'è dubbio che giocando così siamo una squadra che può dire la sua. Parliamo un attimo di mercato, insomma chiaro, pochi giorni per conoscere i nuovi arrivi, ma come ti pare? Ma sono arrivati da poco, due ragazzi che hanno giocato a Savona, hanno fatto parecchie presenze e quindi li sto valutando, 2 o 3 giorni non sono molto, soprattutto in una squadra collaudata come la nostra, ma assolutamente io do opportunità a tutti, chi fa parte del nostro progetto assolutamente non lo accantonerò mai, è il campo che decide, io dico che a volte non è neanche l'allenatore, è il campo che decide per come ti alleni, per quello che fai vedere e ti puoi ritagliare dello spazio e non c'è dubbio, quindi starà loro nello stesso tempo, che non è facile entrare in una squadra con già dei movimenti ben precisi, ma soprattutto dei concetti, ecco, loro devono trovare immediatamente a livello mentale quello, avvicinarsi al nostro modo di pensare e sicuramente possono, come dicevo prima, ritagliarsi qualche spazio.